Benvenuti, all'interno di questo video andremo a vedere tutto quello che c'è all'interno del mio zaino da videomaker. Per rendere il tutto un po' più dinamico, però ho deciso di farlo all'esterno, quindi. Lo zaino in questione è uno zaino della Samsonite o Samsonite, non ho mai capito come si pronuncia, e l'ho preso circa un anno fa su Amazon e l'ho pagato più o meno 50 euro. Questo in realtà non è uno zaino da videomaker, infatti è stato pensato più come uno zaino da ufficio o scuola. Dopo comunque è abbastanza versatile, anche se lo dovete usare esclusivamente come zaino da videomaker, ha alcune mancanze che magari gli zaini fotografici non hanno. Lo zaino a mio parere è molto carino, lateralmente abbiamo due sacche per portare eventualmente due borracce, lo schienale è abbastanza imbottito, quindi anche abbastanza comodo e traspirante soprattutto. È uno zaino piuttosto piccolo e come vedete infatti in questo momento sta esplodendo. Qui dentro c'è tutto quello che uso nel quotidiano quando faccio video e adesso lo andremo ad aprire. Partendo dalla tasca più all'infuori dello zaino che si apre così in maniera verticale. Dentro questa tasca praticamente non ci metto mai niente tranne quando negli altri scompartimenti che vi faccio vedere dopo non ci sta più niente. Quindi la uso solamente in caso di emergenza. Comunque abbiamo il mio caricatore che carica il mio iPhone e il mio iPad, anche se l'iPad praticamente non lo sto più usando e non lo porto neanche più dietro. Poi abbiamo il mio portafoglio della Puma, che in realtà praticamente non serve a niente, sostanzialmente dentro ho la mia carta Hype Next, che uso praticamente per tutto, contanti praticamente io non ne ho. Dopo abbiamo il cavo per caricare il mio iPhone e dei cerotti che possono sempre tornare utili. Dopodiché nel primo scompartimento che si apre del tutto, infatti questa cosa è comodissima che si apre del tutto e si può appunto aprire del tutto. Dentro questo scompartimento non ci metto mai troppe cose, solamente le cose essenziali, diciamo. Abbiamo questa astuccetta che vi faccio vedere dopo. Poi abbiamo un kit di due batterie comprese di caricatore di Enegon per la mia fotocamera, che vi faccio sempre vedere dopo. Dei fazzoletti, merenda, altri fazzoletti, altra merenda, altri fazzoletti e poi basta. Qui dentro è pieno di tasche che io comunque non uso. Dentro questo astuccetto che sembra un astuccio per gli occhiali, se noi lo apriamo, tra l'altro è di una qualità altissima, abbiamo praticamente le cose essenziali: una penna, un panno per pulire la fotocamera o le fotocamere del telefono e dei cavi per collegare il mio SSD NVMe che ho costruito giusto una settimana fa. Si tratta di un SSD della Crucial da 500 giga NVMe montato su un case appunto per SSD NVMe, e qui dentro ci sono tutti i miei file, dato che nel computer, essendo da pochi giga, dopo vi faccio vedere comunque, cioè io nel computer praticamente non tengo nessun file, è tutto quanto dentro questo SSD. Chiudiamo questa tasca. Nella seconda tasca invece abbiamo la mia fotocamera all'interno della custodia, che adesso vi faccio vedere, e un astuccio porta cavi. In realtà questo qui è nato come una specie di beauty case, però dopo l'ho adattato alle mie esigenze. Dopodiché qui dentro abbiamo dei documenti che possono sempre tornare utili quando si esce a fare video o foto, e sono sostanzialmente delle liberatorie per l'utilizzo delle immagini. Vi faccio vedere la mia fotocamera, che è quella che ha registrato anche la clip a inizio video che avete visto prima. Si tratta di una Nikon D5100 con un obiettivo 18-105 stabilizzato. È un'ottima fotocamera per le foto, qui starete vedendo delle foto qui a schermo. Per i video, diciamo, la sto imparando ad utilizzare, anche se non è fatta per fare video, quindi è molto complicato farci video con questa. Dentro questo astuccio porta cavi, anche se è un po' più grande di quello che abbiamo visto prima, abbiamo pochissime cose. Abbiamo il caricatore del Mac che mi porto sempre dietro, a volte mi porto dietro anche la prolunga del caricatore del Mac che è compresa in confezione, però generalmente non la uso mai. Poi abbiamo il caricatore originale della batteria originale che c'è nella fotocamera. Poi abbiamo un cavo Thunderbolt HDMI per collegare un monitor esterno al mio Mac in caso di necessità, un hub USB-A di Amazon Basics per ampliare le porte del mio Mac, dato che ce ne sono solamente due, e una chiavetta Kingston da 32 giga che non uso praticamente mai, però può tornare utile in qualche occasione. Per quanto riguarda invece il taschino che abbiamo qui in alto, tengo le mie cuffie che sono delle EarPods. Ho due tipi di queste cuffie, infatti ho anche le altre, ho sia quelle col jack sia quelle col cavo lightning. Un tempo avevo le AirPods, però mi sono state rubate, quindi intanto utilizzo queste, comunque hanno una buonissima qualità. Poi qui ho altri fazzoletti e tengo le chiavi di casa e delle caramelle che puttana, ragazzi, sono tutti insetti che si arrampicano. Nella tasca grande invece abbiamo solamente il mio MacBook, che è un MacBook Air del 2015 da 13 pollici con 8 GB di RAM e un Intel i5 Dual Core, mi pare. Lo utilizzo per montare tutti i miei video, mi ci trovo molto bene. L'unico punto debole di questo Mac è l'SSD, che è solamente da 128 GB. Infatti per archiviare tutti quanti i miei file utilizzo l'SSD esterno che avete visto prima. Generalmente se esco a fare video mi porto anche sempre dietro un treppiede, in questo caso un treppiede della Neewer che si estende fino a, mi pare, 2,20 m se non sbaglio. È un treppiede buonissimo, costa solamente 40 euro su Amazon, ce l'ho da 2 anni, anzi più di 2 anni, e funziona ancora benissimo. Questo era tutto quello che c'era nel mio zaino da videomaker. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, e detto questo noi ci rivediamo in un prossimo video.